Ho conosciuto il Master Coffin tramite le prime esperienze lavorative, perché io lavoro già in compliance, ma ho deciso comunque di iscrivermi al Master per approfondire le mie conoscenze e avere insomma anche più sbocchi lavorativi poi in futuro. La creazione di una community trovo che sia assolutamente fondamentale anche in ambito poi lavorativo e di espandere le conoscenze, di avere sempre anche un confronto con altre realtà. Questa dimensione di community è quella che a noi piace molto, che vorremmo rinsaldare. Anche quando siamo partiti con il Master, abbiamo proprio pensato a un Master che potesse servire in un settore che è così specialistico, se vogliamo, a generare e a mantenere delle relazioni che siano tra studenti e docenti, e anche perché il nostro Master ha avuto diverse docenze tenute da esponenti delle autorità di vigilanza, anche con il mondo delle autorità di vigilanza, perché è proprio un mondo che ha diversi coprotagonisti, e quanto più si creano delle relazioni efficaci e reciproche, insomma, di dialogo con il mondo dell'università per un verso e con il mondo degli operatori dell'altro, io credo che vada a beneficio di tutti. L'occasione di stasera è stata davvero interessante perché ha portato il dibattito su un tema che è di assoluta attualità, quello delle tecnologie nel mondo finanziario. Un tema trasversale che interessa tanto gli operatori del settore quanto soprattutto le autorità di regolazione e di controllo. È necessario prendere atto di un fatto: le tecnologie inseriscono una discontinuità e rompono paradigmi che sono molto consolidati. Per affrontare queste nuove sfide sicuramente si può fare ricorso a categorie tradizionali, ma si deve anche avere necessariamente quello che definirei il coraggio di trovare modalità nuove per approcciare fenomeni innovativi. Il nostro è un paese capace di esprimere delle eccellenze, sta anche a noi, sta anche al mondo delle autorità, quello di renderle visibili e di promuoverle. Siamo sicuramente all'avanguardia su molte soluzioni tecnologiche, non siamo secondi per quanto riguarda le idee e i talenti. Se facciamo sistema saremo in grado di catturare il posto che ci merita e contribuire a un progresso che a scala globale. Penso che la creazione della community del Master Coffin sia molto produttiva alla fine di uno scambio di conoscenze che è sempre utile per lo sviluppo sia umano sia professionale, quindi penso che questa iniziativa potrebbe avere dei risvolti molto positivi. Il Master è anche un modo di creare una community che continui a confrontarsi anche terminata l'esperienza del Master, anche dopo il diploma. E naturalmente è una community che non è composta soltanto dagli studenti, dai corsisti attuali e passati, ma dai suoi docenti, dai partner, da tutti coloro che contribuiscono in qualche modo a creare appunto il Master stesso.